Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre giù di muscoli a vita, sono finite le feste, è gennaio, io in questo momento ho 5 esami in 2 settimane, quindi per il resto di gennaio mi verrà molto difficile portarvi vlog, full day of eating. Questo riprenderò fortissimo all'inizio di febbraio, intanto vi filmo qualche video informativo che penso vi possa comunque aiutare nel frattempo. Detto questo, oggi voglio parlare del mini cut versus la dieta e delle differenze maggiori quando vi consiglio di utilizzare tutte e due, perché secondo me penso ci sono state un po' di cose confusionali, c'è gente che non ha ben capito che cos'è il mini cut, che cos'è la definizione, cos'è il deficit, eccetera, eccetera. Quindi con questo video vi spiego tutto e vi metto tutto in prospettiva. C'è solo un modo per bruciare grassi e perdere peso ed è quello che devi essere in deficit calorico per un periodo di tempo determinato che può variare dai 15 giorni ai 2-3 mesi, ovviamente in base di quanto peso volete perdere, di quanta massa grassa avete, eccetera, eccetera. La differenza maggiore tra il mini cut e un deficit, un periodo di definizione o di cut normale, la differenza maggiore è che il mini cut è una dieta aggressiva da fare in un tempo più ristretto. Parlo in generale dai 10 ai 15 giorni, mentre una fase di definizione è ovviamente un deficit calorico che però viene fatto su 30, 60, 90 giorni. Quindi questa è la principale differenza. Il mini cut, ovviamente, essendo un periodo più piccolo, più breve di tempo, potete fare un deficit più aggressivo e io lo consiglio in due occasioni. La prima, se siete in una fase di massa, dovete stare in un surplus calorico e probabilmente col passare del tempo magari avete messo su un pochino troppo di massa grassa. Magari dopo 2-3 mesi vi sentite che siete più soffici, siete meno definiti e volete ritornare a quella definizione precedente in modo da continuare ancora per più tempo possibile il vostro lean bulk, perché da natural dovete provare a stare in una fase di massa, una fase di presa di massa il più lungo possibile, perché è molto più difficile mettere su massa muscolare che bruciare i grassi. Quindi il mini cut lo consiglio se voi state facendo una fase di massa, notate che siete un po' troppo grassi e allora dite ok, per 15 giorni riduco le calorie al di sotto del mio fabbisogno giornaliero calorico, faccio un deficit aggressivo e per questi 15 giorni provo a perdere quindi 2, 3, 4 kg. Ovviamente non sarà solo grasso, sarà anche acqua, anche riserve di glicogeno nei muscoli, però dopo questi 10-15 giorni di deficit aggressivo dovreste ritornare giù di 1 o 2 percentuali di body fat in modo poi da vedervi più definiti e poter continuare con la vostra fase di presa di massa. Quindi questa è la prima occasione. La seconda occasione in cui vi consiglio di usare il mini cut è se voi, ad esempio, avete una festa in piscina, avete, che ne so, andate in vacanza e vi accorgete troppo tardi. Che cosa fate? Avete 2 settimane, cosa fate? Allora lì vi consiglio, fate il mini cut. Anche lì 2 settimane deficit aggressivo, lo potete sostenere per queste 2 settimane, ma non per più tempo. Andate giù, perdete quei 2, 3, 4 kg rapidamente. Una volta terminate questi 10-15 giorni, potete tornare al livello calorico di prima. Quindi non c'è bisogno di fare un'ascesa o una salita graduale, potete semplicemente scendere giù, deficit aggressivo e tornare su. Questa è la differenza con invece una fase di definizione. Una fase di definizione è quando volete veramente concentrarvi a perdere peso, bruciare grassi e generalmente la fai o prima o dopo di una fase di presa di massa. Quindi metti che tu hai fatto la tua fase di presa di massa 6, 7, 8 mesi, adesso sei a una body fat di 15-16%, sei abbastanza grosso. Io consiglio di non fare un mini cut, ma io consiglio a questo punto di fare proprio una fase di definizione, magari di 2-3 mesi, quindi dai 30, 60, 90 giorni. Ovviamente, dato che questa fase è più lunga, devi scendere gradualmente in un deficit calorico, perché se tu scendi e fai subito un deficit aggressivo, rischi che fra 2 o 3 settimane arrivi in stallo perché hai completamente distrutto il tuo metabolismo. E tanti di voi che vengono a chiedermi consigli, è proprio questo l'errore: è il fatto di diminuire completamente le calorie subito e poi non avete più spazio per diminuirle ulteriormente, il vostro metabolismo viene danneggiato completamente. Quindi, se voi volete intraprendere una fase di definizione, allora lì è un deficit graduale e anche un deficit meno aggressivo. Col passare delle settimane, mettete ogni 2-3 settimane, se vedete che siete in un stallo per 7-10 giorni, allora lì abbassate nuovamente di 150 calorie. Questa è la maggiore differenza tra il mini cut e la fase di definizione. Il mini cut la fate deficit aggressivo per 10-15 giorni per provare a perdere il massimo di peso in un tempo ristretto, ma poi tornate subito sopra con le calorie, perché se lo mantenete più a lungo rischiate di danneggiare, perdere i muscoli, danneggiare il metabolismo. Se invece avete più grasso da perdere, avete più tempo, allora fate una fase di definizione che dura dai 60 ai 90 giorni in deficit, è
graduale e scende piano piano. E queste sono le maggiori differenze tra il mini cut e la fase di definizione. Quindi io generalmente uso il mini cut adesso, ad esempio, che sono ancora in fase di massa, però dopo il Natale sono un po' ingrassato, vorrei riportare giù la mia body fat di 1-2 punti percentuale, però voglio continuare la mia fase di massa, quindi scenderò in un mini cut per 10-15 giorni, spero di perdere intorno magari 3-4 kg. Vediamo come va. Quindi faccio questo, poi farò la fase di massa continua fino magari all'estate, poi in vista dell'estate, se ho più tempo, 2-3 mesi, allora farò una fase di definizione. Comunque, se vi aspettavate i numeri, ma quante calorie, non vi preoccupate, utilizzate il mio calcolatore qui di sotto, basta cliccate il link sul computer e lo scaricate perché l'avevo messo aperto a tutti, ma ovviamente c'è stata gente che ha un po' fatto un po' di confusione, quindi dovete fare file, scarica, scaricate, vi darà calorie e macronutrienti, ovviamente sono un punto di partenza, quindi poi voi applicate e vedete in pratica se effettivamente funziona per voi, se non funziona dovete modificare, se non state perdendo peso dovete diminuire ulteriormente le calorie e viceversa se volete aumentare di peso. Spero vi sia stato di aiuto questo breve video, mi raccomando se vi è piaciuto per favore lasciateci un like perché veramente lo apprezzo tanto e è questo che mi aiuta alla fine ad arrivare davanti a più gente e a far crescere il canale, quindi lo sapete, sono nelle vostre mani, se pensate che questo potrebbe essere interessante e di aiuto ad altra gente lasciatemi un like, lasciatemi un commento che mi fa piacere sentire quello che avete da dire. Detto questo, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!